Ciao a tutti, benvenuti al mio canale, come state? Oggi sono qui per condividere con voi i miei 24 profumi di nicchia, è una richiesta che mi aveva fatto già una ragazza tempo fa e colgo l'occasione anche per fare un po' di decluttering, anche perché è da 2 anni che abito qui e mi sono resa conto che alcuni profumi non mi piacciono più come prima, altri mi durano poco, altri ancora non mi fanno impazzire perché insomma hanno delle note all'interno che mi danno fastidio, per cui in modo veloce, senza dirvi le note olfattive, vi mostro quali tengo e quali invece andrò a regalare alle mie migliori amiche. Prima però, piccolissima premessa, giuro, non è un video per tirarmela, anzi, tornassi indietro mi taglierei le mani, nel senso che ho acquistato diversi profumi al buio e quindi con alcuni mi sono trovata bene, altri invece per niente, perché mi duravano poco oppure non mi piacevano. Quindi tornassi indietro, diversi profumi non li acquisterei sicuramente. Parto subito dai profumi di Montale, di cui vi avevo già fatto un video che vi linko giù nell'info box, quindi se vi va andate a dare un'occhiata. Ne avevo di diversi, solo che alcuni li ho finiti, altri li ho regalati, al momento ne ho 6, quindi vi faccio vedere quali tengo e quali invece andrò a regalare. Sono tutti dei 100 ml de parfum e il primo è il Sweet Oriental Dream, che è un profumo che sicuramente voglio tenere perché ha un'ottima tenuta, un ottimo sillage, molto intenso, ottimo per la stagione fredda. È un profumo con all'interno le note che io adoro di più, ovvero la rosa, il miele e anche la mandorla. Tra l'altro è simile a Lucum, solo che Lucum è più talcato, questo invece è molto più mielato, mi piace e lo tengo. Altro profumo è il Vanille Absolu. Questo è un tester che avevo acquistato tempo fa su un sito tester che poi ha chiuso. Non mi crea reazioni allergiche, ha una buona tenuta, un buon sillage. Anche questo lo utilizzo in autunno-inverno. È una vaniglia dolcissima, molto avvolgente e sicuramente lo voglio tenere nella mia collezione di profumi, anche se poi in realtà non è una vera e propria collezione, perché io i profumi li compro, li uso e poi li finisco. E per chi mi segue da tanto sa come sono fatta. Buono, 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 ottimo. Poi, un profumo che invece andrò a regalare è il Chocolate Grady. Ragazze, molto buono, un profumo classico gourmand, un profumo dolce, intenso, avvolgente, invernale. Sa tanto di panettone al cioccolato con della marmellata d'arancia. Però è un profumo troppo stucchevole che ad oggi non apprezzo più come prima. Mi fa venire la nausea, mi fa venire mal di testa. Ce l'ho, lo utilizzo veramente ogni morta di, però è un profumo che andrò a regalare. Mi dispiace perché quando l'ho acquistato l'ho utilizzato molto volentieri, poi l'ho messo da parte. Nell'ultimo periodo l'ho utilizzato sì, ma pochissimo, quindi lo andrò a regalare e lo metto qui. Poi, altro profumo, e questo lo tengo, è l'Intense Cherry. Si presenta in questo modo, tra l'altro i pack sono meravigliosi, quasi tutti belli colorati. E questo è un profumo fruttato. La ciliegia è la nota principale, si sente tanto. Io non amo i profumi fruttati, ma in questo caso sì. È molto avvolgente, un profumo che io uso più che altro la sera o durante le ricorrenze, in tutte le stagioni, tranne in estate, perché lo trovo abbastanza eccessivo. E quindi anche lui lo tengo. Poi, altro profumo che mi piace tantissimo e non lo potrei mai regalare è il Dark Purple, un profumo con all'interno la classica rosa di Montale che si sente tantissimo dall'inizio alla fine. Sapete che la rosa è una delle mie note preferite degli ultimi anni, ha un'ottima resa, un'ottima tenuta, è come stile molto simile allo Starry Nights di Montale, anche quello è uno dei miei preferiti, però insomma mi piace, molto intenso, ottima tenuta, ottimo sillage. Non lo andrò a regalare, lo tengo per me. Poi, ultimo profumo, Honey Oud. Questo è un profumo invece che sicuramente andrò a regalare al marito di una delle mie migliori amiche, che lo apprezza tantissimo. Perché ho preso questo? Perché avevo provato un campioncino, mi era piaciuto. Quando poi mi è arrivato il pacco e l'ho provato, mi piaceva tanto effettivamente, soprattutto i primi periodi, però poi
proprio perché i miei gusti olfattivi sono cambiati, non lo apprezzo più come prima, perché sa di miele, ma ci sono queste note legnose molto potenti che a me sinceramente danno fastidio. L'ha provato anche mio marito perché è un profumo unisex, non è piaciuto, e quindi lo andrò a regalare al marito della mia migliore amica che lo apprezza tantissimo. Altro profumo che voglio tenere è sicuramente Mansera Roses Vanilla, eccolo qui, preso su Neos 1911, è un 60 ml, tra l'altro la particolarità di questo profumo è che qui si svita e poi qui c'è l'erogatore, è molto buono, si sente sia la vaniglia ma anche questa rosa bella pungente, un profumo con un'estrema tenuta e che può essere utilizzato in tutte le stagioni tranne in estate perché è abbastanza forte, molto buono e questo lo tengo. Poi due profumi dietro che mi piacciono molto e che già vi dico li voglio tenere per me perché anche se durano poco sono molto molto buoni, molto fioriti con una nota dolce. Il primo è Vicolo Fiori, sono tutti da 100 ml de Parfum e questo sa tanto di bouquet di fiori, ma fiori molto potenti, molto forti. Per chi non ama le profumazioni floreali ovviamente sono profumi che non vi consiglio. Questo invece è molto più dolce del Rajasthan, tra l'altro i pack sono meravigliosi. Ho terminato tempo fa due profumi dietro molto buoni, Eliotrop e un altro che non mi ricordo. Il problema è che questi profumi sulla pelle non durano dalla mattina alla sera, però ce ne faremo una ragione, sono buoni lo stesso. Poi profumi di Reminiscence, voglio tenere assolutamente Vanilla 100 ml che sa tanto di vaniglia, ma una vaniglia molto orientale, è un profumo elegante, ottimo per l'autunno-inverno con una buona tenuta, mentre in primavera adoro tantissimo, e anche questo lo tengo, il Patchouli Air Rose. Questo è un 100 ml, sempre Eau de Parfum, anzi Patchouli Air Roses. Allora, questo è un profumo molto forte all'inizio perché si sente molto il patchouli, però poi c'è questa nota di rosa che rende il profumo un po' più delicato, un po' più morbido, ma comunque dura dalla mattina alla sera, ottimo sillage, consigliato. Quello che invece andrò forse a regalare, non lo so, è Tonka. Come vedete è tutto qui, nel senso che io da quando l'ho acquistato l'avrò utilizzato un paio di volte, dopodiché ciao. È un profumo molto dolce, gourmand, mielato, tanto mielato, che però ho utilizzato forse un paio di volte, dopodiché basta, quindi non lo so. Sono indecisa, nel senso che è un profumo che mi piace da un lato perché comunque mi piace la profumazione, mi piace per la tenuta e anche il sillage, però mi rendo conto che è un profumo che non utilizzo spesso, anzi raramente, quindi non lo so. Lo metto qui e staremo a vedere. Magari nel corso del tempo, chissà, lo regalerò? Lo tengo io? Non lo so. Poi di Molinard ne ho 4. Il primo che andrò a regalare, che non mi piace perché mi fa venire la nausea, nonostante sia un profumo molto intenso e con una buona tenuta, è il Secret Sucré de Molinard. Lui è un 90 ml de Parfum, buono, però non lo sopporto più. Ho provato ad utilizzarlo anche durante il periodo di Natale, non riesco, anche perché come nota principale abbiamo lo zucchero di canna che mi nausea, quindi anche questo via. Così come andrò a regalare anche Abanita, eccolo qui. Questo è piccolino, da 30 ml de Parfum, l'avevo acquistato quando c'era il boom di questo profumo su YouTube, sapete che io non seguo più nessuna che parla di profumi, ma ad ogni modo l'avevo acquistato a scatola chiusa, non mi piace perché è un profumo prettamente maschile al mio naso, non è tra i miei profumi preferiti, non è la tipologia di profumo che adoro utilizzare sulla mia pelle, l'ha provato anche mio marito e non gli piace, di conseguenza lo andrò a regalare, mentre due profumi che mi piacciono molto sono Vanille Fruité, che sta tanto di vaniglia molto fruttata, questo è un 75 ml de Parfum, ecco questo l'avevo preso da Cristina
del canale Miss Tenerelli, perché qualche anno fa vendeva dei profumi e quindi tramite PayPal ne ho presi diversi, tra cui lui, e devo dire che mi piace. È una vaniglia fruttatina che non dura tutto il giorno, però ecco, per tutti i giorni, la sera per uscire, a prescindere dalla stagione, lo consiglio e lo voglio tenere, anche perché è dolce e intenso, ottimo per la stagione fredda, ma allo stesso tempo non è troppo stucchevole, quindi ottimo anche per la primavera e in estate, magari non con 40 gradi, buono, però quello più elegante da sera e da occasione che vi voglio consigliare, soprattutto in autunno-inverno, se vogliamo anche in primavera, è Heliotrop. Questo invece l'avevo preso su Neos 1911 da 75 ml Eau de Parfum, buonissimo. È un profumo molto forte, molto intenso, non vi so dire le note perché altrimenti questo video non finisce più, ma ad ogni modo ho provato un campioncino perché a me piace tanto la sua avvolgenza, la sua persistenza, dura tanto e ha anche un buon sillage. Poi un profumo che invece vado a regalare è Juliette Sagan. Questo è un profumo buonissimo ma che non utilizzo, tra l'altro sulla mia pelle dura poco, ottimo per la primavera, ottimo per chi magari non ama quei profumi che durano dalle 4 ore in poi, questo sulla mia pelle dura forse un paio d'ore neanche, quindi lo andrò a regalare. Poi due profumi di Massimiliano Torti, sono questi da 100 ml profumo, uno lo tengo e uno invece lo regalo. Quello che regalo è il Vanille de Chantilly, un profumo molto buono e intenso, tra l'altro con una buona tenuta, però non lo utilizzo più perché è molto nauseante, è un profumo dolce che sa tanto di torta, ma allo stesso tempo questa nota di limone a me dà fastidio, quindi mi spiace, tra l'altro me l'aveva regalato Cristina del canale Chris Beauty Channel, a cui mando un grosso peso. Però insomma, i profumi che non mi piacciono, che comunque non utilizzo, è inutile tenerli a casa, lo so. I regali non vanno poi regalati a mia volta, però io la penso così e voglio far spazio eventualmente ad altri profumi futuri che andrò ad acquistare, che non saranno sicuramente di nicchia perché ho chiuso. Mentre quello che tengo è vaniglia speziata calda, questo non lo regalerò manco morta, nel senso che è un profumo gourmand, dolce, intenso. La prima volta l'avevo utilizzato grazie a Cristina perché mi aveva inviato un pacco con all'interno un profumo, ero arrivata a metà, uguale identico a lui. Una volta terminato, questo l'ho prenotato io in profumeria da Gini a Roma, l'ho pagato in tutto 135 euro incluse le spese di spedizione, mi è arrivato a casa, è ancora intatto, lo conosco però molto bene, ma lo utilizzerò sicuramente molto più avanti perché è avvolgente, caldo, intenso, sa tanto di vaniglia, all'interno c'è sia la vaniglia che il caramello, lo adoro, quindi lo tengo. Poi un altro profumo che io voglio tenere assolutamente perché mi piace molto, sa di vaniglia, dolce, intensa, è un profumo che consiglio per l'autunno, inverno, soprattutto durante il periodo di Natale, ha una buona tenuta e un buon sillage, è di Officina delle Essenze Caldo Gourmand Eau de Parfum. Questo è un profumo meraviglioso e vi dirò di più, ho trovato il suo dupe, ora lo so, per gli amanti dei profumi di nicchia mi guarderanno male, me ne staranno dicendo di tutti i colori, ma sapete che spesso e volentieri io faccio i paragoni, per cui è molto simile. Chiaramente sto parlando di due profumi differenti, note differenti, prezzi differenti, uno è di nicchia, uno no, insomma è molto simile a quello della Perlier che io adoro, che costa 15 euro da Tigotà ed è della Perlier Original Vanilla, se non sbaglio, Caribbean Vanilla, una cosa di questo tipo. Mi piace e questo sì, lo tengo. Poi altro profumo gourmand che vi voglio consigliare è lo Scent Bar 103. È un profumo da 100 ml, anche questo preso da Cristina del canale Miss Tenerelli, molto buono. Ecco, questo assomiglia vagamente, con all'interno vaniglia, caramello e qualche nota fruttata, a questo qui di Molinard, che è Vanille Fruité. Si assomigliano parecchio, chiaramente le differenze ci sono, le note non sono uguali, però
Anche questo, lo snack bar, lo consiglio un po' tutto l'anno, magari in estate no. Con il gran caldo, 40 gradi, un profumo di questo tipo fa venire solo la nausea. Poi un altro profumo gourmand che mi piace molto, preso su Maison de Parfum, ho pagato un bel po', devo dire, è Pacific Park di Simone Andreoli. Buonissimo, ve lo faccio vedere. Questo lo tengo un po' come una reliquia. Si presenta così, molto carino devo dire, con tutte le scritte dietro, vedete? È un profumo che va a richiamare il Luna Park di Santa Monica. Io ovviamente a Santa Monica non ci sono mai stata, però posso immaginare, è un profumo dolce, caramellato ma molto particolare. È un profumo unisex, però lo utilizzo io perché lo amo, lo adoro. Ottima tenuta, ottimo sillage. Tra l'altro è simile come genere allo Starry Night di Montale. Così, tanto per darvi un'idea. Molto simile, se devo fare il paragone con profumi di alta profumeria, a Caroline Herrera, Good Girl, oppure anche a Le Belle di Jean-Paul Gaultier. Chiaramente anche qua ci tengo a sottolineare perché sennò, oh mio Dio, sono profumi differenti, uno è di nicchia, lui, gli altri no, hanno note differenti, però insomma ho notato questa cosa e la dico. Ultimi tre profumi invece sanno di pulito e già vi dico li voglio tenere perché sono buonissimi. Allora il primo è Acqua di Panna Strega del Castello, che tra l'altro sono arrivata a metà, è buonissimo, mi ricorda tanto il profumo dei bambolotti. Ne avevo presi di diversi, quelli che mi sono piaciuti di più sono questo e quello alla rosa e... ed è un profumo che io, questo qui, lo utilizzo anche prima di andare a letto come profumo della Nina Nanna. Poi, un profumo che sicuramente andrò a utilizzare questa primavera, il Light Cotton Eau de Toilette di questa marca qui, leggete. Ok, come vedete sono già arrivata a metà. È un profumo piccolino, da 30 ml, no, 50 ml, scusate, è un Eau de Toilette. Non dura tantissimo, però per tutti i giorni mi va più che bene e anche questo lo voglio tenere perché anche se sa di pulito è un profumo molto raffinato, mi piace. Ultimo profumo, ma non per importanza, che io adoro e anche questo lo tengo perché è molto intenso, avvolgente, un po' retro, ma un profumo che sa di pulito e mi rilassa tantissimo, non che io ne abbia bisogno però. Questo è l'Imperial Poudre di Jean e qualcosa, è un 100 ml de parfum. Anche questo ogni tanto vi dirò, lo utilizzo la sera per uscire e secondo me questo, come il Light Cotton, così come Strega del Castello, Acqua di Panna, è un profumo, perché no, da utilizzare in tutte le stagioni, anche in estate, perché comunque non dà fastidio. In qualche modo va anche a rinfrescare la pelle, però allo stesso tempo lascia quel sentore di pulito e di avvolgente che io adoro. Quindi anche questo lo voglio tenere nella mia collezione profumosa di nicchia. Bene ragazze, il video finisce qua, spero di esservi stata utile, spero di avervi tenuto compagnia. Quindi dai 24 profumi, 18 li tengo e invece 6 li andrò a regalare perché è inutile avere dei profumi che non utilizzo, che comunque non mi piacciono. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate, io vi auguro una buona giornata, vi mando un grande beso e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!